E bentornati sul mio canale. Oggi vi parlo ancora di profumi. Di profumi perché, non lo so, mi sono lasciata prendere dal fatto che arriva la primavera, da qualcosa, e ho fatto uno shopping online solamente di profumi. Infatti ne ho ben qua 4, che adesso vi farò vedere, e vi voglio raccontare il perché li ho presi e che cosa, insomma, che profumazione hanno. Allora, iniziamo con questa pacchettino, se riesco ad aprirla. L'acquisto l'ho fatto online sul sito di Notino, ma principalmente l'avevo fatto perché dovevo comprare un profumo che stava finendo a mia figlia, e allora mi sono lasciata prendere dalla voglia di nuovi profumi, di nuove profumazioni, e così ho fatto shopping di 4 profumi. Allora, in questo ne abbiamo 2. Allora, il primo profumo di cui vi voglio parlare è questo qui, che è quello praticamente che ho preso per mia figlia, che è il Vanilla Lace di Victoria's Secret. Lo sta finendo, quindi ho pensato di ricomprarglielo, anzi è lei che me l'aveva fatto notare: mamma, per favore, mi sta finendo il profumo, se vuoi ricomprarlo. La prima volta che gliel'ho comprato, l'ho comprato proprio nel negozio di Victoria's Secret a Milano, e sinceramente gliel'ho comprato perché a lei piaceva, ma non è che mi avesse proprio colpito più di tanto. Infatti, diciamo che questa è una fragranza piuttosto... Leggo anche gli appunti perché sinceramente non è che ricordo bene le note di testa o che cosa siano comprese. Per cui è una fragranza orientale e anche legnosa, con note morbide e cremose di vaniglia, perché la base, come lo dice il nome stesso, è Vanilla Lace, che si miscelano accordi caldi di muschio. Allora, la profumazione sembra all'inizio un po' dolciastra, può forse dar fastidio a chi come me preferisce i profumi piuttosto secchi, però una volta che ci si è fatta l'abitudine a sentire questa profumazione è piacevole e anche gradevole. Non è molto persistente, devo dire, perché mia figlia lo spruzza e quindi rimane addosso a lei, poi si sente nel bagno, ma poco dopo questa profumazione, almeno in casa, svanisce. Per cui, niente, vabbè, l'ho preso su Notino, non aveva nessuno sconto, nessuna agevolazione, perché più o meno costa come in negozio sui 10 euro. E questo qua, alla vaniglia. Poi ho preso questo, che mi ha convinto nella descrizione una ragazza del canale, la Luciana, che saluto, del canale Lu L, adesso ha cambiato il nome del canale, ma prima Kaya Kawaloa, qualcosa del genere, che non riesco neanche io a pronunciarlo. E sentendo lei che parlava di questo profumo che aveva trovato anche lei su Notino, ho detto, ma inseriamo anche questo, adesso lo voglio sentire. Comunque è Aou Coconut Sunset, che Aou è un'isola delle Hawaii, io alle Hawaii non sono mai stata, e quindi sentendo lei questo profumo dovrebbe farti venire subito in mente, oppure ti trasporta direttamente su queste isole qua bellissime che io purtroppo non ho mai visto. Allora, adesso sentiamo un attimino subito la profumazione, perché l'ho aperta con voi, per cui boh, vediamo. Allora, si sente tantissimo il cocco, è buonissimo e è una profumazione molto fresca, primaverile, sembra quasi è un leggermente dolce, ma neanche più di tanto. Adesso vi vado a leggere di che cosa è composta questa profumazione. Allora, abbiamo anzitutto una fragranza floreale e fruttata, infatti si sente sia i fiori che il gusto del cocco, lo si sente parecchio, anche se vedo che nella descrizione non viene nominato. Comunque abbiamo le note di testa, che sono sterlizia, bergamotto, ave, ecco, e cocco, mi pareva, le note di testa, infatti la prima cosa che si sente è proprio la profumazione di cocco. Poi le note di cuore sono tuberosa, giglio tigrato e tiare di Tahiti, infatti, ma è veramente buono, buono. Poi abbiamo le note di fondo, che sono incenso, ambra e note marine. E infatti note marine perché appunto ricorda un po' queste isole hawaiane sulle quali non sono mai stata e non vedo l'ora. Cioè, almeno non vedo l'ora, mi piacerebbe tanto andare. E niente, per cui mi ha incuriosito tantissimo Luciana e ho voluto provarlo, e devo dire che una profumazione, sì, molto, molto estiva, molto primaverile, estiva. Buono, mi piace.
piaciuta. Poi abbiamo il secondo pacchettino che adesso apro con voi. Faccio sempre una fatica. Allora, mamma mia, era meglio che vi portavo qua un forbice, ma vabbè. Allora, abbiamo, questo era il campioncino che poi vedremo, mi ha messo dentro. E qui abbiamo due profumi che sono principalmente per me, che uno lo desideravo da un po'. Infatti questo è il fatidico Parfum d'été di Kenzo, non so se riuscite a vedere, aspettate, magari si riesce. Ok, questo è nella, dunque, sono 75 ml, di quello di cui vi parlavo l'altra volta, che avevo quasi il terrore di comprare perché era troppo grande. Effettivamente è grande, però questo profumo mi ha permesso di avere le spedizioni gratuite, per cui l'ho comprato. Non l'ho ancora aperto, adesso l'apro con voi, ed è un profumo appunto di Kenzo che è stato lanciato nel 1992, per cui è un profumo abbastanza antico, vecchio, insomma, abbastanza, non è una di quelle profumazioni come quelle appunto di Victoria's Secret. Allora, io l'avevo provato perché mi era stata regalata inizialmente la crema corpo, che era fantastica, perché aveva quei granulini all'interno che, una volta che si spalmavano sul corpo, si rompevano e sprigionavano profumo. Allora, eccolo qua, la confezione è questa. Andiamo da di qua, vedete che c'è scritto Parfum d'été. Sentiamo un attimino perché dà tantissimo. Non sta in piedi, purtroppo è una confezione che non sta in piedi e andrà messo così, basculante. Allora, vediamo se si sente. Sì, è lui, non c'è dubbio. Kenzo in questi di solito fa quelle profumazioni bianche, quindi molto, molto floreali, molto pulite anche queste. Sì, infatti è lui proprio, mamma mia che ricordi. Allora, adesso vi leggo innanzitutto le note che comprendono questa profumazione. Allora, abbiamo le note di testa, che sono mogano, foglie verdi, pesca e giacinto. Le note di cuore: peonia, ciclamino, fresia, gelsomino, yang ylang, mughetto, rosa e narciso. Quindi abbiamo tutti i profumi, proprio molto floreale. Poi note di fondo: iris, sandalo, ambra, musco di quercia e cedro. Effettivamente è una profumazione molto persistente, cioè nel senso non è fastidiosa, però dura a lungo, questo sì. E rispetto magari a tanti altri profumi che ho anch'io, questa tende molto a sentirsi. Niente, è buonissima, è una profumazione bianca proprio, di quei profumi bianchi, freschi, quelli proprio che piacciono a me. L'unico difetto di questa confezione è che andrà appoggiato così da qualche parte, vedremo. Poi, l'ultimo profumo è questo, Giorgio Beverly Hills. Lo vedete, è un profumo vintage questo, è una cosa ancora più vecchio, diciamo, di quello precedente. Era da tanto che lo volevo, perché l'ho sempre sentito in campioncino, da amiche o da conoscenti, insomma, e faceva fatica a reperirlo perché appunto è una cosa molto vecchia. Infatti questo, se non sbaglio, è uscito, ve lo dico subito, nel 1981, per cui era proprio irreperibile. Questa non è una confezione molto grande perché è da 30 ml, però veramente era da tanto che lo volevo e non riuscivo proprio a trovarlo. Vi ho detto, adesso è il momento giusto. Vediamo subito la confezione, eccola qua. Questa è la confezione, vedete che c'è scritto Giorgio Beverly Hills. Anche questa è una profumazione floreale, come piacciono a me ovviamente. Adesso lo sentiamo da questa parte. Mamma mia, ok. Sì, si sente, è una profumazione anche questa di fiori, fiorita. La fragranza floreale è molto buona, è vintage proprio nel vero senso della parola, perché proprio non so da quanto tempo non sento questo profumo. È un profumo americano, quindi proprio ti ricorda l'America, non so, ti dà proprio l'idea di quei film americani. Scusate se mi continuo a toccare i capelli, ma finalmente domani me li vado a tagliare perché non ne sopporto più. E mi piace tantissimo anche questo. Sì, è persistente anche questo qua, però
No, questo è più buono, quello di Kenzo. Comunque adesso vi parlo delle note. Allora, abbiamo note di testa, sono albicocca, fiore d'arancio, pesca e bergamotto. Note di cuore sono tuberosa, gardenia, orchidea, gelsomino, ylang-ylang e rosa. Vedete che alla fine i miei profumi girano tutti intorno ai stessi fiori, insomma. E infine le note di fondo sono sandalo, ambra, camomilla, patchouli, musco di quercia, muschio, vaniglia e cedro. Infatti questo è un pochino più vanigliato, un pochino più forse, secondo me, dolce rispetto a tutti gli altri. Non ho provato questo qua di mia figlia perché sinceramente ne ha aperto già ancora il suo e quindi non l'ho voluto sentire, però lo conosco, quindi sa molto di vaniglia, è buono. Niente, questi qua sono i miei acquisti online. Ah, devo dire che queste due confezioni sono nella bottiglia, sono confezioni di plastica, mentre queste due sono confezioni di vetro e sono effettivamente anche quelli che ho pagato di più. Questo aveva uno sconto molto alto e oltretutto aveva anche le spese, come dicevo, di spedizione annullate e quindi comprando questo e quindi ne ho approfittato. Niente, questi sono i miei ultimi profumi. Penso. Ah no, vi devo far vedere una cosa. Che cos'è che mi è arrivato come campioncino? Vediamo subito. Sinceramente non lo so. Allora, vediamo. È un profumo anche questo. Ed è. Scusate un attimo. Allora, Parlez-moi d'amour. Non lo so. Allora, di. Eccolo qua. Adesso ve lo faccio vedere. Questo è il campioncino. Sinceramente. Parliamo ad Amer di Baila, ah, John Galliano, ok, John Galliano, non so, è spray, sì, anche questo è spray, sentiamo, buono, anche questo, sembra anche questo qua, adesso ho un mix di profumi che non capisco più niente, mi gira la testa, però sembra che sia anche questo sui toni floreali, anche questo qua, la confezione è questa, non so se voi l'avete mai visto o mai provato. Lo sono trovato come campioncino, vedete. E niente, questo era il mio ultimo shopping online di profumi. Ho deciso che da adesso in poi non ne compro più perché ne ho a sufficienza e posso andare avanti chissà fino a quando. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia interessato o incuriosito un pochino. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.